è quella di arrivare fino alla prima frontiera in Austria per la strada normale, dopodiché dall'Austria prendere l'autostrada e arrivare fino a Villach, e da Villach uscire dall'autostrada e quindi entrare in Italia. Nel frattempo guardo le case, guarda. Ecco, uscire dall'autostrada e proseguire verso Udine e dopodiché fare tutto il nord Italia e arrivare a... Fanculo sta cazzo di mar... A volte le marce non entrano. Capito? Ok. Guarda. Sono apparentemente 5 ore, ma saranno molte di più. Circa almeno 8. Forse 6, facciamo 7, dai. E l'autostrada in Italia, qui lo dico, ma qui lo nego, non la faccio più. Credo che tra poco saremo in Slovenia. Anche di qua belle casette ci sono, belle villette. Godi di questo panorama, godi di questo paesaggio, guarda. Guarda che bello. Mi è scappata. C'era il pozzo prima e poi guarda che belle, guarda l'impalcatura per fare i lavori, che bella. Guarda che bella, a me piacciono queste qua. Più cripte vecchie. Hai visto la fermata del pullman? Che simpatiche. Paese che vai, fermata del pullman che trovi. Ma guarda che bello, grandi terreni e poi piccole casette. Adesso questa no, però ecco, vedi qua, per questo però ha un piccolo terreno, ma altre invece avevano un terreno molto più ridotto, molto più grande, e la casetta era molto più piccola. Guarda, thank you.
sono passato di qua, sono andato dritto di qua e infatti poi sono dovuto tornare indietro, e questa qua era la strada. Continue straight, then. Continue straight. Continue straight, then. Continue straight. Slovenska! Continue straight. Quando ho cambiato i tappi della benzina, non ho più perso benzina dai tappi. Da quando li ho cambiati, avevo messo quelli con la chiave e pensavo che un tappo da benzina basta che tu lo avviti e fa la sua parte, capito? Se non sai, non sai. E invece no, andava bene. Infatti non so per quale motivo, comunque se dovevo riempirle due taniche mi usciva la benzina. In questo caso la benzina non mi esce più, non devo più fare lo sfiato, no? Quindi ho cambiato i tappi della benzina e poi ho rimesso quelli originali. Sono partito alle... Partirò! Sono partito alle 9 e mezzogiorno. Sono comunque ancora in Slovacchia. Mi mancano... Mi mancano 150 km circa a Bratislava. Procede per il meglio. Pare che siamo a Dubnica. La benzina varia 1,63, 1,51, insomma, ha diversi prezzi. In 500 meters, continue straight. Ecco, praticamente dalle 8 di questa mattina. Partenza ore 8, sono le 1:15, non mi sono ancora fermato, straight, devo ancora arrivare a Bratislava, mi mancano 70 km a Bratislava per un totale di ancora 2 ore e mezza, dai, perché devo arrivare fino in Austria. Dopo, da lì, dalla prima cittadina dell'Austria, faccio l'imbocco con l'autostrada, quindi insomma 2 ore e mezza fino alla prima cittadina. Qui mi segna 1:44, ma devi aumentare considerando la velocità,